Passi indietro. Noi nella metà del Settecento eravamo per molti versi come loro. C'era un re sole che aveva tutti i poteri sui sudditi, c'era una chiesa con l'Inquisizione, ancora alla fine del Settecento fu bruciata viva una ragazza a Orlì perché strega, e tutto questo creava una situazione molto molto simile a quella società chiusa. Però ovviamente la politica direbbe, ma siamo nel 2017. No, ma cosa avvenne? E lì non è avvenuto. Che una cinquantina di giovani, una cinquantina, non di più, una ventina in Francia, una decina in Italia, una decina in Inghilterra, alcuni in Germania era un certo Kant, in Francia era un certo Voltaire, un certo Diderot, dei ragazzi, i quali dicono, prima di tutto, l'imperatore non deriva il suo potere dal Dio per il semplice fatto che Dio non esiste. Cominciamo di qua. E così di seguito tutto il resto. È l'illuminismo. Che fai dire una cosa 30 secondi? Un attimo solo, scusami. No, scusami. Che cosa irrompe e lì non irrompe? Il primato della ragione. Esatto. La possibilità di capire che l'essere umano è superiore ai suoi miti. Mi fate andare per piacere. E questo loro non hanno mai avuto. Andiamo in collegamento.